È Villa, non lo ricordavo. Ah, sì. Ah, sì. L'aspetto sembrava morto. Diciamo che uno degli aspetti belli, caratteristici di una gara che ha una validità nazionale di questo livello è che ha un richiamo anche maggiore, e quindi ecco che abbiamo piloti che arrivano anche non solo da fuori del, fuori del territorio nazionale biellese, ma anche nazionale, nel caso sicuramente di molti piloti svizzeri. Guarda, fammi salutare Marco Varato, perché è già tutto cinghiato col casco, è lì che prende per partire, e con Bianco Vittorio al suo fianco siamo in Rally 5 R5N Meteco Corse, 18° e primo di classe 6 nel 2021. Ragazzi, buon divertimento, ben arrivati nuovamente, e qua a Biella, voi che fate parte del trofeo Clio Trophy, loro che... Agguantare questo primo gradino bianco del podio in casa Renault, un podio veramente strameritato, come ha detto Luca, un passo veramente imprendibile sin dall'inizio. Sì, è andata bene, ci siamo divertiti, volevo ringraziare la Scacco Matto e la Meteco Corse e tutti quelli che ci danno una mano a correre. È scappato quello. Grazie
per le prove fantastiche che ci avete regalato. Bracciolino, spettacolo, tanta roba, proprio. E niente. Una prova all'altezza del rally, insomma, tutticini importanti che vedranno protagonisti, andate perché la festa vi attende. Con seconda posizione per Rosa Pegno, terza per Scalzotto, Rutignano, le coppe ora e le celebrazioni, tutto per loro. Con il presidente ACBL Andrea Cibello e Beppe Zagami a consegnare i trofei a questo bellissimo podio, altro terzo ed ultimo podio, Luca, in cui siamo andati a comporre all'interno di questa quarta tappa del campionato italiano rally asfalto. Signore e signori, bollicine che stanno per arrivare e voglio sentire l'applauso del pubblico di Biella. Ci siete? Voi siete un po' sonnati, accalorati. Ale, eccolo qua, bollicine.